Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a risolvere un esercizio che mi è stato chiesto da Denise. Abbiamo questo circuito e vogliamo verificare l'uguaglianza tra la somma delle potenze generate e la somma delle potenze dissipate e assorbite. Quindi si tratta di un bilanciamento energetico che sfrutta appunto il teorema di Boucherot, quindi potenza generata, quindi sarà la potenza, la somma delle potenze dei generatori deve equivalere alla somma delle potenze dissipate sui resistori. Vedete che diciamo tutti i rami sono collegati ai nodi che ho chiamato A e B e quindi per andare a calcolare la tensione VAB possiamo utilizzare il teorema di Millman. Ci vediamo tra un attimo per la soluzione. Bene, abbiamo detto per prima cosa andiamo a trovare la tensione VAB e questa qua andremo a trovarla con Millman. Quindi al numeratore avremo le correnti di cortocircuito di ciascun ramo. Cioè prendiamo il primo ramo e la corrente va verso A, quindi sarà positivo e quindi avrò E1 fratto. Come resistenze sono presenti R1 e R4, quindi sarà la somma delle due, quindi fratto R1 e R4. Poi, secondo ramo, avrò la corrente che va verso B e quindi metterò il segno meno e sarà E2 fratto R2. Poi nel ramo dove c'è R3, ovviamente non essendoci generatori la corrente di cortocircuito sarà nulla, quindi non mettiamo nulla, mentre nell'ultimo ramo, quello più a destra, abbiamo la corrente che va verso il nodo A, quindi avremo ancora un segno positivo e avremo più E3 fratto R5. Al denominatore avremo l'inverso di tutte le resistenze, i valori di resistenza. Allora, finisco di scrivere qua. Ok, quindi in questo caso poi dovremo tener conto di tutte. Ricordiamo che le uniche resistenze che non vengono prese in considerazione sono quelle in parallelo ai generatori di tensione e in serie ai generatori di corrente, perché non vanno ad influenzare la corrente di cortocircuito di questi rami. Quindi qui avremo 1 fratto R1 più R4, eventualmente uno se volesse può fare una resistenza equivalente di R1 più R4 e utilizzare sempre quella. Tra l'altro poi qua sono stati messi dei valori molto molto semplici e molto bassi, quindi si può poi procedere in modo molto più spedito. Allora, poi più 1 su R2 più 1 su R3 e più 1 su R5. Quindi facciamo così. Uno più qua più qui allora, R2 R3 ed R5. Ok, se noi andiamo a mettere i valori corrispondenti, avremo, allora faccio ancora un passaggio, che poi questo è quello un pochino più delicato. Allora, qui avremo 6 diviso 2, quindi abbiamo 6 mezzi, poi più, no, meno. E2 che è 6 diviso 1, quindi 6, facciamo così, e poi più 18 diviso 2, 18 fratto 2. Ok, al denominatore avremo R1, R2, R4 sono 1 e 1, quindi avremo un mezzo più R2 è uguale a 1, quindi 1 più un mezzo e più un mezzo.
Quindi qua avremo 6 diviso 2, 3 meno 6 più 9, quindi avremo 6, 12 meno 6, 6, e al denominatore abbiamo mezzo mezzo 1, 2,5. Il risultato sarà 2,4 volt e quindi avremo la nostra UAB. Ora, da questa prima cosa che andremo a ricavare saranno, dove interessa farlo, le correnti sui rami per andare a calcolare le potenze. Allora, andiamo a calcolare la corrente I1. Allora, la corrente I1 dobbiamo fare E1 meno VAB fratto le due resistenze, quindi diciamo sarebbe la tensione, la somma delle tensioni sulle due resistenze. La si fa anche come legge di Ohm generalizzata. Allora, quindi R1 più R4, ok, è arrivato tardi. Quindi sarà 6 meno 2,4 fratto 2, che mi dà 1,8 ampere. Da questa posso già calcolare le due potenze, così man mano che trovo quello che mi serve, calcolo le due potenze, quindi la potenza R1. Allora, per le potenze posso o utilizzare la corrente o utilizzare la tensione. Siccome R1 e R4 sono in serie, mi è più conveniente aver trovato la corrente e utilizzo quella per calcolare la potenza. Quindi R1 per I1 al quadrato, che poi sarà uguale all'altra perché ovviamente R1 e R2 sono uguali, la corrente è uguale, quindi PR4 sarà uguale a PR1 che viene 3,24 watt. Allora, 3,24 watt, quindi la rimettiamo anche qua, 3,24 watt. Ok, ora andiamo, stessa cosa, andiamo a trovare i due. Allora, i due abbiamo il generatore girato dall'altra parte, quindi in questo caso non sarà una differenza, ma sarà una somma. Quindi dovremo fare E2 più UAB, E2 più UAB fratto R2. Quindi in questo caso sarà 6 più 2,4, 8, diviso 1, 8,4 ampere. Quindi da questa troverò la PR2, sempre come R2 per I2 al quadrato, uguale, e viene 1 per 8,4 al quadrato, 70,56 watt. Beh, questi sono tutti valori e esercizi a scopo didattico, perché ovviamente sono molto potenze molto alte, correnti molto alte, che in genere non hanno a che fare con circuiti di questo tipo. Ok, però andiamo a vedere poi la. Allora, per quanto riguarda l'R3, non ci interessa trovare la corrente perché abbiamo la tensione VAB che è ai capi di R3, quindi andremo ad usare quella. E quindi avremo che PR3, scriviamola di là così tutte le potenze sono qua, PR3 sarà uguale a VAB al quadrato fratto R3. E quindi 2,4 al quadrato diviso R3 che è 2, quindi mi viene
2,88 watt. Ora abbiamo anche la I3, quella abbiamo il generatore con il più verso A, quindi sarà sempre una differenza, come su E1, quindi in questo caso sarà E3 meno VAB fratto R5. E viene 18 meno 2,4 diviso 2, 7,8 ampere. E questo, con questa vado a calcolare la, scriviamola qua anche se poi PR5, e sarà R5 per I3 al quadrato. Quindi sarà 2 per 7,8 al quadrato che fa 121,68. Cosa ho scritto? Boh, l'ho scritto su un foglietto, penso che sia 68, non ci vedo più. Allora, poi, bene, queste sono le potenze dissipate assorbite e dissipate sui resistori. Quindi la potenza dissipata totale sarà PR1 più PR2 più PR3 più PR4 più PR5. Quindi andremo a fare 3,24 più 70,56 più 2,88 più di nuovo 3,24 più 121,68 che fa 201,6 watt. Ora andiamo a vedere quelle sui generatori. Avremo quella sul generatore 1 che sarà E1 per I1. Quindi sarà 6 per 1,8 e quindi sarà 10,8 watt. Poi avremo IG2 che sarà E2 per I2, quindi avremo 6 per, mettiamo subito il risultato, 6 per 8,4 che fa 50,4 watt, e poi avremo PG3 e 3 per I3 e che sarà 18 per 7,8 e viene 140,4. La potenza totale sarà PG1 più PG2 più PG3, che è uscito un per, più, oppure potete chiamare PE1, PE2, insomma quella, la somma, che sarà 10,8 più 50,4 più 140,4 che fa 201,6 watt. Quindi avendo tenuto tutti i decimali, non avendo approssimata, viene giusta giusta. Quindi abbiamo verificato fondamentalmente che questa e questa siano uguali. Se si fanno delle approssimazioni, magari possono venire dei decimali leggermente diversi, quindi per quanto riguarda i decimali non è un problema, basta mettere circa, se no, se vi viene invece di qualche watt, evidentemente c'è qualche calcolo che non va. Bene, spero vi possa essere d'aiuto, spero che per l'inizio sia tutto chiaro e sono contenta di poterle essere d'aiuto e vi auguro
buon proseguimento di visione di video e noi ci vediamo al prossimo video.